Benvenuti ai miei video. Oggi parleremo del Master System prima versione. Questa è la versione PAL, quindi Master System PAL, e lo modificheremo in modo tale da aggiungerci due interruttori per poter far sì che ci sia l'interruttore 50-60 MHz e un interruttore che su alcune cartucce, le più vecchie soprattutto, avrà la possibilità di settare il linguaggio, cioè far sì che sia o in linguaggio giapponese oppure inglese-italiano in base alla cartuccia. Addirittura cambierà anche il logo iniziale, però questo tutto dipende dal tipologia di cartuccia. Se la cartuccia non è del tipo primi modelli, quindi le prime versioni, questo interruttore avrà un effetto nullo. Quindi sono pochi i giochi che ci mostreranno questo cambiamento. Iniziamo subito. Allora, questo è il Master System, lo andiamo a girare e subito diciamo che le viti da dover togliere sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Per poter togliere queste viti basterà prendere un cacciavite normalissimo a stella. Le viti sono queste. Sono di tipo non colorato, quindi diciamo metallo, non molto lunghe. Una volta tolte le viti, possiamo togliere la parte sopra del Master System. Questo Master System è già stato modificato, quindi non vi farò vedere saldature o punti particolari, ma vi spiegherò comunque come dovete fare. Ora, per liberare la circuiteria ci sono ancora delle viti da dover togliere. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tolte queste 10 viti, di cui due soltanto sono di colore nero e più lunghe delle altre, queste nere vanno qui, le toglierete da questi due punti e in questi due punti devono tornare. Possiamo liberare il circuito. Ora, come potete vedere, già ci sono degli interruttori, quindi non potrò sollevare completamente il circuito. Allora, diciamo subito che il Master System ha all'interno un jump, jump 2, che è il responsabile della frequenza video. Negli schemi è proprio chiamato NTSC PAL, quindi se noi andiamo a collegare il 3 e il punto 2 avremo la macchina PAL. Se andiamo a collegare il 2 col punto 1 avremo la macchina NTSC, cioè 50 o 60 MHz. Naturalmente di fabbrica non c'è un interruttore, ma c'è direttamente un punticello che ha sotto. Come potete vedere, qui c'è un filo sul pin 23. Spiegherò dopo per bene che cos'è. Comunque potete già vedere il filo passare. Diciamo subito per la modifica dei 50-60 Hz. Liberate la vostra scheda e una volta capovolta avremo a dover tagliare questo punto. Questi due punti sono collegati direttamente da una pista che va tagliata, in modo tale che questi siano tutti a questo punto scollegati. Dopodiché non facciamo altro che saldare un filo nel primo, nel secondo e nel terzo punto. E come potete vedere, io ho portato questi tre fili fino a questo punto qui, collegando il tutto a un interruttore, anzi a un deviatore,
come questo. Legando quindi i tre fili, avremo la possibilità di settare il 50-60 Hz. Ora, io ho voluto mettere gli interruttori dentro questo sportellino, in modo tale che non siano visibili normalmente. Questo per non rovinare l'estetica della console e comunque per forare una parte che comunque non è, visibile. Infatti sta sotto. Qui quindi c'è l'interruttore 50-60 Hz, molto piccolino. Dalla parte opposta vedete un altro interruttore, che è quello del linguaggio. Per poter fare il linguaggio, come accennavo prima, basterà semplicemente guardare questo chip, che è il chip video, con cercare il pin 24, segnato sulla scheda madre, fare a ritroso contare un pin indietro sul 23 senza doverlo disaldare, senza doverlo stagliare, senza dover fare niente, saldare direttamente un filo. Questo filo lo faremo arrivare al nostro interruttore, in questo caso basterebbe anche un interruttore anche se ho messo un deviatore, dove una parte dell'interruttore ha il filo del pin 23, l'altra parte andrà a massa. Quindi quando noi sposteremo l'interruttore in on, avremo il linguaggio giapponese. Se lo mettiamo in off, rimarrà esattamente come era prima, collegato. Una cosa interessante di questa macchina è che spesso i video mostrano come miracoloso, è il fatto che una volta che noi abbiamo fatto la modifica dei 50 Hz, effettivamente il gioco inserito, spostando l'interruttore da 50 a 60 Hz o viceversa, avremo gioco molto più lento o molto più veloce in base all'interruttore di come è settato. Perché succede questo? La spiegazione è molto semplice. Diciamo subito come funziona un sistema di base. Un sistema di base ha il suo processore video, ha i suoi memorie, il suo programma che è la cartuccia e il suo clock. Normalmente c'è montato un moltiplicatore demoltiplicatore di clock, cioè il clock va su questo chip di moltiplicatore demoltiplicatore che divide i vari clock e le invia ai vari parte della macchina. In questo caso invece il clock va parte nella parte video, che ha la sua frequenza e quindi rimane comunque stabile come PAL, quindi l'uscita di questa macchina comunque rimane PAL, ma parte del clock va direttamente nel processore video. Questo processore video fa da moltiplicatore di moltiplicatore per la CPU. Cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che questo processore fornisce il clock direttamente alla CPU. Se noi andiamo a abilitare, disabilitare la funzione che peraltro SIGA aveva inserito all'interno di queste console, effettivamente andiamo a portare il clock sia della parte video sia della parte CPU a un incremento oppure no in base all'interruttore. Ciò vuol dire avremo la velocità dell'NTSC, della macchina NTSC oppure no, soltanto facendo questa piccola modifica. Ed ecco spiegato perché nei video spesso si vede che il Master System, spostando l'interruttore, il gioco aumenta di velocità o diminuisce di velocità. Questo perché questa macchina è costruita in modo particolare, cioè il clock è fornito dal processore video, dal chip video, alla CPU. E questa è l'unica, ed è la spiegazione logica della situazione. Quindi nessun marchingegno o cose strane, perché in casi normali avremmo dovuto agire sul moltiplicatore del moltiplicatore, cioè su quel processorino che dà il segnale clock anche alla CPU. Perché anche se io modifico il segnale video di un processore video, non faccio altro che cambiare la frequenza video, cioè di come vedrò quello che viene elaborato dalla CPU. Ma se la CPU non viene aumentata di clock, aumentata di velocità, la sua esecuzione sarà esattamente quella di prima. È solo un'impressione vederlo più veloce, ma su molte macchine questo non succede,
perché il clock non si può aumentare con un banale interruttore, almeno che, come in questo caso, il clock va direttamente dentro il CP video fornisce il clock alla CPU e tutte e due vengono aumentate o diminuite di velocità in base a questo famoso interruttore previsto dalla siga, considerato in fase di progettazione. Cioè, questa cosa qui è stata pensata dal suo ideatore. Il jump è un interruttore. È stato pensato così. Non è che noi abbiamo fatto chissà quale strana modifica. Abbiamo solo aggiunto un interruttore e tutto il resto era già predisposto dalla siga. Detto questo, ora andiamo a provarlo. Metterò soltanto due viti, o tre, per tenere fermo il circuito. Senz'altro metterò quelle due viti che tengono fermo il sistema a cartucce. E inserirò la vite centrale per il momento. Ricordatevi sempre che queste sono comunque sempre modifiche hardware. Bisogna saper almeno saldare e avere un po' di manualità. Tagliare una pista in più, fare una saldatura sbagliata o far cadere dello stagno sulla circuiteria equivale a rovinare la macchina in modo tale che non è più riparabile oppure per poterla riparare dovete spendere diversi soldi. Quindi fate queste modifiche solo se siete sicuri di quello che state facendo. Bene, prendiamo il cavo. Eccoci, scusate. Allora. Bene, prendiamo un gioco qualsiasi. Boh, proviamo Strider. Lo inseriamo direttamente nella cartuccia. Ok, setto il video, inserisco l'alimentazione, facciamo questo di qua, accendo la console. Allora, ottimo. Allora, così è normale, così è nell'altra frequenza. Aspettiamo un'immagine. Riportiamolo normale. In questo momento sono con un segnale composito, quindi lo vedete bianco e nero quando passo di là a causa del segnale non ottimale. Questo non capita comunque con tutte le cartucce e non sempre. Come vedete ci sono, eccoci, è sparito, le bande nere. Se io vado a rispostare l'interruttore, rimane nere, scompaiono. Bisognerebbe giocarci, vedete l'immagine molto più grande. Bisognerebbe giocarci, ma io non ho in questo momento nessun pad. Se io invece voglio provare il linguaggio, con questa cartuccia con tutta probabilità non funziona. Ho abilitato il linguaggio. Infatti continua a scrivere Master System. Questo del linguaggio funziona solo unicamente con alcune cartucce, come dicevo, le più vecchie. Comunque, come potete vedere,
il sistema funziona perfettamente. Aspettiamo sempre delle immagini, magari un po' diverse di scritte. Ho risposto. Eccolo qua. Si è sposto l'interruttore, ho riportato in versione PAL. Se rimetto l'interruttore nell'altra versione, l'ho portato in LTSC. Il gioco ha una certa velocità aumentata. Bene. Questo è tutto. Rimettendo anche per bene la nostra. Questo è tutto, è una modifica molto semplice da dover fare, quindi non dovete fare altro, cercare quindi questo jump 2, dove ci sono 1, 2, 3 come pulsanti, come numeri, smontare la circuiteria, tagliare la pista sotto, saldare tre fili, portarli a un deviatore. Questo deviatore farà in modo di abilitare e disabilitare i 50-60 Hz, e se volete potete fare anche la modifica del linguaggio, che però funziona solo e unicamente con alcune cartucce. Io ho fatto la movimentazione degli interruttori da macchina accesa, però io ve la sconsiglio vivamente, in quanto non è mai bello spostare i settaggi al volo in questa maniera. Io di solito spengo l'interruttore del power e riabilito come vorrei il settaggio. Meglio farlo da macchina spenta e non da macchina accesa. Comunque, in diversi video lo fanno, ve l'ho voluto mostrare per farvi vedere la differenza fra i 50 e i 60 Hz. Bene, tutti gli altri pulsanti funzionano regolari, quindi il reset funzionerà come sempre, la pausa funzionerà come sempre, senza problemi. Abbiamo soltanto fatto una piccola modifica. Spero che questo video vi sia utile per le vostre modifiche, per i vostri piccoli progetti. E mi auguro che riguarderete anche i miei prossimi video. Grazie.